La chiave di volta dell'Apocalisse che stiamo vivendo è metafisica. Ignorarlo significa solo favorire la sua avanzata. Dopo secoli in cui ha lasciato operare i suoi servi, Lucifero in persona ha preso il comando delle operazioni. È libero e potente come mai lo è stato. È irrefrenabile nel suo odio infinito per il genere umano e per la vita. Come si fa a non percepirlo? L'aggressione del serpente antico devasta la mente, induce la perdita della coscienza, impedisce di pensare. Dalla paura al terrore, dal terrore al panico che tutti attanaglia, come negli incubi peggiori, si respira ovunque il suo alito devastante. I suoi servi, insieme a milioni di inconsapevoli idioti, sono alacremente all'opera, senza vergogna, certi di assoluta impunità. Sono riusciti a fare di un uomo che voleva un destino migliore per il suo paese lo zimbello del mondo, la ridicola marionetta della Repubblica di Banana. Stanno preparando nuove leggi che accuseranno chi dissente di terrorismo interno, aprendo campi Covid di concentramento, veri e propri gulag di comunista memoria. Hanno oscenamente demolito un'antica democrazia, sicuramente imperfetta, facendone un paese spaccato a metà, terreno fertile di odio, di guerriglia, di saccheggi, di depravazione, di morte. In Italia, proterve figure mascherate, il volto sempre nascosto come i ladri, con legami parentali e di corruttela con i servi del demonio, appaiono ogni giorno sul palcoscenico dei media per imporci di rinunciare a respirare, di rinunciare ad abbracciarsi, di rinunciare a muoversi, di rinunciare a lavorare, di rinunciare alla vita. In Vaticano, prelati pedofili, assatanati e blasfemi, guidati da un torvo antipapa argentino, bestemmiano ogni giorno contro Cristo e contro la vita. L'impero comunista cinese, braccio armato del nuovo ordine sanitario mondiale, muove con il ricatto, con la violenza, con la corruzione verso la conquista del mondo. Il nostro paese, con le sue risorse più importanti, è quasi tutto nelle sue mani. I nostri politici, tutti i nostri politici, sono i suoi burattini. Intere generazioni di bambini, da sempre vittime privilegiate, sono distrutte. I vecchi e gli anziani vengono decimati dai virus e dai vaccini. Chi resta può solo abbassare la testa e non ha altra scelta che obbedire. Questo caos infinito, questa follia distruttiva ci viene offerta come nuova normalità. È il grande reset, è la postumanità e siamo solo all'inizio. Per questo, oltre la preghiera, la disciplina, il coraggio che ci daranno la forza di resistere e di lottare, stanno sorgendo gli e-club. Saranno presenti in ogni città, in ogni rione, in ogni strada.
ad opera di uomini e donne animati da buona volontà, pronti come non mai a svegliare la mandria dall'incubo, a sottrarla all'alito infetto della bestia che l'ha avvelenata. Il re del mondo, il serpente antico, Lucifero il demonio, è l'eterno nemico dell'uomo, ma è anche l'eterno perdente. Sarà una lunga, atroce tribolazione, ma ancora una volta la bestia verrà ricacciata laggiù sottoterra, dove dimora dalla notte dei tempi. Là sotto, negli anfratti profondi, come Dante Alighieri ci ricorda, nelle viscere di Gerusalemme.